Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento, a questo terzo appuntamento. Vi voglio parlare oggi di quello che è successo in questi giorni e di quello che andremo a vivere la settimana prossima. Anzi, parto proprio dall'ultimo punto, lunedì 26 di luglio, dalle 19 in poi al centro diurno. Si svolgerà il consiglio comunale che avrà alcuni temi fondamentali, quindi chi è interessato viene caldamente pregato di essere presente. Ci sarà, i punti sono numerosi perché è il consiglio comunale prima delle vacanze, per chi può permettersele. Sarà dedicato a diversi punti, ma in particolare mi preme sottolineare il rinnovo della delega all'USL, la delega socio-assistenziale, che prevede anche per il 2010 il riscontro con l'USL appunto 15 per quanto riguarda tutte le pratiche e le assistenze nei vari casi per il comune di Rigonza. In questo contesto ci sarà anche possibilità di aggiornarci sulla parte non assistenziale, cioè sulla parte sanitaria che riguarda sempre l'USL 15 e anche di capire come si è potuto arrivare a un ulteriore impegno da parte della direzione generale nei riguardi del distretto di Rigonza in merito ad alcune specializzazioni. Ecco. Chi è interessato, è un argomento interessante e chi può viene appunto invitato caldamente anche da me a essere presente lunedì 26 dalle 19 in poi. L'argomento in questione sarà trattato attorno alle 21:30. Per arrivare invece a parlare di questa settimana, in giunta abbiamo deliberato l'ultimo passaggio per la stesura in accordo con Regione, Provincia, ETRA, Genio Civile per mandare avanti per partire con il piano delle acque. È un documento molto importante, fondamentale per dare sicurezza idraulica al territorio e anche per completare tutta la serie di documenti che il piano di assetto del territorio richiede per avere poi l'approvazione da parte della provincia ormai chiuso e della regione, ci auguriamo nel mese prossimo. Sempre relativamente alla settimana appena che sta per concludersi, corre l'obbligo di sottolineare l'incontro positivo che c'è stato con i cittadini della Busa il 21 mercoledì e riguardante la messa in sicurezza della mobilità debole della Via Regia. È una scelta molto importante, è secondo me una svolta epocale che prevede su una statale o cosiddetta statale, che noi ci auguriamo diventi invece una strada urbana a tutti gli effetti, che prevede per quella viabilità un percorso pedonale, quindi un marciapiede verso la parte che è prospiciente al Brenta e un percorso ciclo pedonale di 3 metri nella parte invece che guarda il paese di Ferrarolo e di Busa, o meglio la parte destra, andando a Padova, percorrendo Via Regia in direzione di Padova, prevede appunto una pista ciclo pedonale, la parte sinistra andando verso Padova prevede un percorso pedonale. Quest'opera viene inserita in un sistema di rotatorie, due sono già in previsione da tantissimo tempo, un'altra è la grande rotatoria di Busa che mi auguro è appaltata, mi auguro che la Regione provveda, Veneto Strade provveda in tempi celeri all'inizio, mi dicono gli uffici di Veneto Strade certamente qua in settembre-ottobre, ci auguriamo che sia la verità. E c'è un'altra rotatoria, cosiddetta la rotatoria del Famila, che noi abbiamo condiviso per chiudere un percorso che è molto importante per tutta quella popolazione. Ma ritengo di poter dire tranquillamente che non ci sono
disagi da parte dei frontisti. C'è un pezzo che deve essere un pezzo di uno stralcio collegato alla rotatoria Familia che deve essere ancora ultimato, e quindi c'è tutto il tempo necessario per dirimere eventuali problematicità. Che altro devo dire ancora? Uno sguardo al passato molto, molto recente, l'incontro con Belene, nell'incontro trilaterale a cui accennavo l'altra volta, è stato molto positivo. La cittadina di Belene ha fornito a noi, a Belene stesso, un lotto edificabile per poter, se lo vogliamo, e questa sarà occasione di prossime discussioni, per poter lì insediare una nostra rappresentanza. Siamo verso la fine appunto del mese di luglio, non ci sono particolari altre notizie, ce n'è una importantissima che partirà mercoledì prossimo, mercoledì 28. Verrà distribuito quanto più capillarmente nelle varie case. Questo sacchetto che voi vedete alle mie spalle è un sacchetto per l'umido, fatto su indicazione nostra da una ditta nostra del territorio con brevetto internazionale. È un sacchetto, ripeto, per l'umido, fatto di carta riciclata al 100%, con una chiusura e soprattutto con un fondo unico che vi permetterà, che ci permetterà di conservare senza colamenti e senza dispersioni i nostri residui di cucina. Accompagnato a questo, per prova e quindi in forma gratuita, c'è anche la borsa, sempre griffata comune di Vigonza. È una borsa anche questa in carta riciclata e biodegradabile, e mi auguro sia la naturale sostituzione, visto la grande concezione innovativa e la grande resistenza, la sostituzione delle borsette in plastica che devono, mi auguro, sparire. Vi verrà consegnata in casa gradualmente nel mese di agosto da dei ragazzi che appartengono a un'associazione che si è convenzionata con il comune di Vigonza. Avranno naturalmente modo di essere riconoscibili. Non accettate null'altro che persone riconoscibili da una maglietta o comunque da un distintivo Comune di Vigonza, Associazione Motoland, e vi verrà fornito appunto senza nessun contraccambio questo materiale che vedete alle mie spalle, e cioè la borsa in plastica comune di Vigonza e il sacchetto all'interno con dei sacchetti dell'umido per una prova. Non c'è niente da spendere, non c'è nessun euro, nessuna cifra da sborsare a chi vi verrà a dare questo oggetto promozionale. Con questo vi saluto e vi auguro buone ferie.